veramente buona domenica. E sono ancora settimane, perché è la prima volta che sente questa serie di predicazioni, che stiamo parlando di come costruire la felicità per vivere felici. Abbiamo visto che la felicità è un qualche cosa che noi costruiamo, è un qualche cosa che noi edifichiamo tramite delle abitudini buone, delle abitudini sane nella nostra vita. Abbiamo visto il libro di Filippesi, dove Paolo chiede ai Filippesi proprio di praticare queste buone abitudini che danno una vita felice. Quando parliamo di abitudini buone in ambito cristiano, c'è un nome tecnico che si chiamano virtù, e sappiamo che le virtù cristiane, le cose buone da fare, le pratiche buone, sono una fonte di felicità in sé. La felicità non è una virtù, ma è l'effetto di vivere in una maniera virtuosa, di avere queste buone abitudini. Sino a questo momento abbiamo visto cinque virtù: quello della gratitudine, il fatto di essere grati verso le persone che hanno fatto qualcosa di buono per la nostra vita, dimenticandosi il male ma ricordandosi il bene che hanno fatto nella nostra vita. Quello dell'intercessione: ricordate l'immagine di mettere una mano sul trono di Dio, una mano sulla spalla della persona per cui preghiamo, intercedere in preghiera, pregare per le persone. Quello della fede barra fiducia: fidarsi di attendersi il meglio delle persone, non il peggio. Dell'incoraggiamento: incoraggiare le persone nella loro crescita e nel loro cammino di Cristo. E infine di quello della pazienza, ovvero di non aspettarci che tutti quanti abbiano la stessa velocità di crescita e di non aspettarci tutto e subito. Però sapete, tutte queste cose che vi ho raccontato, tutte queste cose belle, funzionano benissimo quando noi abbiamo a che fare con delle persone amabili. Ci sono delle persone che a noi ci piacciono tanto, per cui abbiamo pazienza, abbiamo gratitudine, abbiamo incoraggiamento, perché ci sono persone che ci piacciono, per cui ci rimane facile il fatto di avere queste attitudini buone verso queste persone. Poi c'è un'altra categoria di persone, che sono le persone normali, che sono neutre, non ci stanno proprio simpatiche, però alla fine le sopportiamo, vanno bene. Le cose diventano complicate quando arriviamo ad applicare le virtù con le persone abrasive. Abrasive, ci avete presente quando andate un giorno, il primo giorno che siete andati al mare e uscite dall'acqua salata senza aver messo la crema solare, e qualcuno vi passa la sabbia sulla schiena rovente. Ecco, quello è l'effetto che ci fanno alcune persone: sono abrasive, non le sopportiamo, sono quelle persone che ci chiedono troppo, persone che domandano a noi e non ci danno nulla in ritorno, che ci hanno fatto male nel passato, o poco o tanto, che sono perennemente depresse, che sono costantemente a piangersi addosso, oppure persone che vogliono manipolarci, che ci manipolano per ottenere il massimo vantaggio verso di loro. Ora, come dobbiamo applicare queste virtù cristiane della pazienza, dell'incoraggiamento agli altri? In questi casi dobbiamo attingere un'altra virtù. È una virtù particolare, perché mentre le prime cinque che abbiamo visto sono virtù, gratitudine, intercessione, fede, coraggio e pazienza, che intendono cambiare l'altro, per cui io faccio delle cose che cambiano l'altro, con questo tipo di persone io non posso cambiare le persone, devo cambiare me stesso. Per cui devo lavorare piuttosto su me stesso, piuttosto che sugli altri. Nel sermone sul monte Gesù parla di una di queste virtù e di chi la pratica. Il sermone sul monte, Matteo 5, versetto 7, dice così: beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. Questa è la quinta delle beatitudini sul sermone sul monte. Ora, che cos'è la misericordia? La virtù cristiana è la misericordia. Ora, che cosa significa misericordia? una piccola passeggiata nel greco. Misericordia è eleo. Misericordiosi è eleon. Eleon, da cui viene elemosina, no? Che cos'è? Eleo significa semplicemente misericordia.
Elemon è Eleo più Mon. Mon semplicemente è un suffisso che dice fare qualche cosa, agire qualche cosa, per cui in pratica Elemon significa colui che pratica la misericordia. Vedete che la misericordia diventa qualche cosa che praticava. Vabbè, quante volte mi avete sentito dire che amare non è un sentimento ma un'azione? Beh, penso che migliaia di volte l'ho detto in questi 14 anni della nostra vita. L'amore non è un sentimento ma è un'azione. E sapete come si chiama questa azione? L'azione dell'amore verso un'altra persona si chiama misericordia. La misericordia è amore in azione. Sapete, la misericordia non è facile dire i lucciconi quando vediamo i bambini dell'Africa affamati, eh? In televisione, là, abbiamo misericordia di queste persone. La misericordia non è piangere perché magari qualcuno ha subito un lutto, allora abbiamo misericordia delle persone che hanno perso un familiare. Quelle sono altre cose. Il Salmo 45 dice così, Salmo 45, versetto 8: il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Qui devo parlarvi di un'altra parola, e quest'altra non è greco, ma è ebraico. In ebraico misericordia è Raum, che viene da un'altra parola che suona Raam, che significa semplicemente carezzare, accarezzare. Accarezzare, come si accarezza una persona cara, così come si accarezzano i capelli della vostra, del vostro sposo, della vostra sposa. Ora, questo è un salmo di Davide. Sapete quando l'ha scritto questo salmo Davide? Questo è l'ultimo salmo di Davide, l'ultimo, per cui è quello che ha scritto nella sua età più avanzata, alla fine, ma quasi alla fine della sua vita. Una vita che non era stata tutta rose e fiori, perché lui non è che si era comportato sempre bene, bene, bene. Vi ricordate Batsheba, tradimento, mandare il marito di Batsheba in battaglia perché morisse? Per cui non era stato sempre così da accarezzare Davide. Eppure alla fine dei suoi giorni Davide dice: oh, Dio mi ha accarezzato, Dio ha avuto misericordia verso di me, Dio mi ha accarezzato. La misericordia è la mano di Dio che si allunga per accarezzare i suoi figli piuttosto che percuoterli, quando magari avrebbe avuto ragione. Avrebbe avuto ragione di percuotere Davide più di una volta, e invece aveva accarezzato. Dio è un Dio di misericordia, Dio è amore in azione fino dall'inizio del mondo, fino dall'Eden. Ora, se io dico di credere in quel Dio e di seguire quello che mi dice il Figlio, devo praticare la virtù della misericordia. Allora, come possiamo praticare in pratica? Perché così è una cosa un po' vaga, no? Allora, vediamo quattro maniere in cui possiamo praticare la misericordia. La misericordia è essere paziente con le persone. Ora, vi ricordate della pazienza che avevamo parlato la settimana scorsa? Vedete come le virtù cristiane non sono una serie di regole, regola 1, regola 2, regola 3, regola 4, ma sono qualche cosa che si intersecano, si intrecciano all'interno della vita. Per cui la misericordia è praticare un'altra virtù cristiana, che è quella della pazienza. Non sto manco a specificarvi, perché penso che sia ovvio, che la pazienza va esercitata con tutte le persone. Con tutte, anche soprattutto quelle particolari, quelle abrasive di cui dicevamo all'inizio. E la vita, sapete, è fatta di molte più persone abrasive che di persone che stimolano le cose positive in noi. Sono fatte di persone che spesso stimolano le cose peggiori di noi. Guardate quello che dice Paolo ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 5, versetto 14. Paolo dice così: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Tutti. Analisi del greco, tutti, la parola greca significa tutti, non, nessuno escluso, con tutti. Per cui Paolo non dice siate pazienti con i simpatici, gli educati, gli assennati, dice tutti. Per cui dice siate pazienti con gli antipatici, con gli arroganti, con i maleducati,
con i folli, con quelli che sfidano la tua natura. E vedete che è un mondo sotto sopra. Perché? Perché normalmente noi facciamo il contrario. Di norma noi siamo simpatici e amabili con le persone che sono simpatiche e amabili, e siamo anche noi abrasivi verso le persone che sono abrasive. Qui invece Paolo gira dicendo: tu devi essere paziente con le persone che non sono pazienti e che non ti piacciono. Un mondo sotto sopra. Sapete, chi mi conosce bene sa che questa della pazienza è una cosa su cui io sto lottando da quando sono nato, perché io non sono una persona paziente. Come natura mia, la mia è quella di essere impaziente, di vedere le cose subito, di poter prendere fuoco immediatamente. Allora, una cosa che ci sto lavorando ancora, e c'è ancora tanto da fare, spero che il Signore mi dia molto tempo per lavorarci e andarmi bello tranquillo e paziente quando sarò davanti a Lui. Ora, una cosa che ho trovato, un suggerimento che posso darvi per allungare la miccia della vostra pazienza è questo: state zitti, tacete e cercate di ascoltare l'altro. Perché? Perché normalmente quando siamo impazienti noi vogliamo parlare sopra l'altro o l'altra, vogliamo parlare di sopra, vogliamo coprire le sue parole e non abbiamo la voglia di ascoltare quello che ci sta dicendo. Se io ascolto, è possibile, è probabile che io capisca anche le ragioni del perché quella persona è così abrasiva verso di me. Sarà lo stress, saranno le situazioni familiari, saranno le situazioni al lavoro, non lo so, certo non posso capire tutto quanto in 5 minuti di discussione, però posso provarci. Paolo in Romani dice che dovremmo accoglierci a vicenda perché siamo stati accolti da Cristo. Qui c'è un passo di Romani 15, versetto 7, nella versione della parola di vita. Perciò accoglietevi a vicenda con amore, proprio come Cristo ha accolto voi per la gloria di Dio. Tu potresti pensare, Marco, insomma, io sono un po' così, però grosse cose non le ho fatte, per cui è ovvio che è naturale che Gesù mi accolga, perché sì, sono peccatore, sono peccatrice, però non ne ho fatte così grosse. Non ho ammazzato nessuno, non ho spacciato droga, non sono un pedopornografo. Non è così, mi dai la prossima. Te lo spiega Paolo perché sei stato ancora, devi essere grato di essere stato accolto. Efesini 2, versetto 1. Una volta tu eri morto per sempre a causa dei tuoi peccati. L'avevi fatta grossa, grandissima. Perché Gesù, perché devi accogliere gli altri? Semplicemente perché Gesù ha accolto te. Gesù ha accolto te quando eri particolare, quando eri non amabile, quando eri suo nemico. Perché? Perché eri peccatore e ribelle alla volontà di Dio. Tu potresti ancora dire: sì, va bene, accolgo le persone, però io come situazione, che cosa ne trago? Che mi arriva in tasca se accolgo le persone che sono maleducate? Tu probabilmente niente. La gloria si prende tutta a Dio. Mi vai due una cosa indietro? Una, ok, vedete? Fatelo per la gloria di Marco, per la gloria di Lucia, per la gloria di Gina, per la gloria di Maria, no? Per la gloria di Dio. C'è pure un canto che facciamo che dice: alla gloria fate tutto alla gloria di Dio, nessuno cerca il proprio vantaggio, nessuno pensi solo a se stesso. È un brano delle lettere, delle epistole. Bisogna che facciate tutto alla gloria di Dio. Avanti, invece. Secondo sistema per praticare la misericordia. La misericordia è perdonare coloro che sbagliano. Tu come persona sei uno o sei una che sottolinea o che cancella? Mi spiego. Mi ricorda all'epoca quando ero bambino io, a scuola si usavano le penne
i quaderni e ma poi il calamaio era sparito da poco. Però quando il maestro o la maestra mi correggeva i compiti, c'aveva un pastellone rosso, rosso da una parte, blu dall'altra, per cui il rosso era l'errore così, era un errore, vabbè, quello blu era molto grave. Se lo sottolineava in rosso e in blu significa che avevi detto una bestialità. Sei una persona che sottolinea in rosso e blu gli errori degli altri? O sei una persona che prende il bianchetto e li cancella? Nel mondo sottosopra di Dio, la misericordia dimentica, la misericordia cancella, che è l'esatto contrario di quello che vogliamo fare nel nostro mondo, ricordarsi del male ricevuto. E nella prossima Colossesi 3:13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Sapete, le parole sopportatevi, perdonatevi, ci sembrano così giuste quando sono applicate a noi. Noi abbiamo sbagliato, noi siamo difficili, noi siamo abrasivi e ci pare logico che gli altri ci debbano sopportare e gli altri ci debbano perdonare. Ma sono così difficili da applicare verso gli altri, perché sapete, io non voglio perdonare, io voglio giustizia. Tu mi hai fatto male e io voglio che tu sia giudicato per il male che mi hai fatto. Com'è stato prima? Sottolineato, il rosso e il blu, ho alzato il bianco, ha cancellato i tuoi peccati. Il Signore vi ha perdonati. Il tempo che usa qua Paolo non è un tempo, qui è un tempo, mi viene in inglese, presente. Al passato remoto in originale, vi ha perdonato tanto tempo fa. Il Signore non ti ha perdonato adesso, ti ha perdonato all'epoca. Aspetta soltanto che tu accetti questo perdono. Terzo sistema per utilizzare la misericordia, per praticare la misericordia è aiutare chi soffre. Vi ricordate che all'inizio abbiamo parlato di Eleemon? Il greco, che significa essere misericordiosi. Si dice eleemon perché? Perché è un'azione. Abbiamo detto eleemon è praticare la misericordia. La misericordia è aiutare chi soffre. Proverbi 3:27 dice così: non negare il bene a quelli a cui è dovuto, quando in tuo potere di farlo. Noi sapete, abbiamo molte volte, alcune volte non abbiamo il potere di aiutare le persone, ma altre volte sì. Altre volte sì. Passo con la macchina per strada, vedo una persona che conosco più o meno che sta lottando con una ruota bucata, gli è caduta la macchina per terra, per cui non c'ha più il click. Passo lungo oppure mi fermo. È nella mia possibilità di fermarsi, non è che devo fermarmi per forza, nessuno me lo dice. In fondo è una persona che ho visto 2 o 3 volte soltanto, ma è nelle mie possibilità il fatto di aiutarlo. E il problema è uno che qui, quando dice il bene, molti lo interpretano in una maniera creativa, in una maniera estensiva. Bene. Significa adoperarsi per i più poveri, far valere i loro diritti, per cui essere un attivista politico, un'attivista politica, visitare gli infermi, vado negli ospedali a trovare le persone che soffrono, essere vicini agli emarginati, porto i pasti ai senza tetto o ai crociati. Ok? Sto dicendo tutte cose buonissime, però tutte cose che escono direttamente dal cuore. Sapete, Gesù era una persona molto pratica.
e dà un suggerimento che forse è un po' meno nobile, sembra un po' meno nobile, è meno da premio Nobel per la pace. Mi dai la prossima? Attenzione che dici. Ma se uno che dice di essere cristiano ha denaro a sufficienza e vede un fratello bisognoso ma non vuole aiutarlo, come si può dire che in lui c'è l'amore di Dio? Figli miei, dimostriamo il nostro amore non a parole, con dei bei discorsi, ma coi fatti concretamente. Prima Giovanni sta dicendo quello che Gesù gli ha insegnato, dicendogli: guarda che la eleemon, la misericordia, sono anche i tuoi soldi, perché i tuoi soldi non sono tuoi, ma sono miei. E Giovanni lo insegna, gli dice: oh, invece di farti uscire le cose dal cuore, qualche volta c'è da farlo uscire dal nostro portafoglio. Ricordate la storia del buon samaritano? C'era questo samaritano che camminava per via, c'era uno che era stato picchiato e derubato da tutti quanti, passano due persone che erano due quelli bravi, un dottore della legge e tutto il resto, e dicono: no, guarda, io vedo che sei stato bastonato e picchiato, ma non è affar mio, ci penserà il prossimo. Guarda, non mi voglio coinvolgere, mi spiace di quello che ti è accaduto, ma io coinvolgermi con te non voglio. Alla fine il terzo uomo, il samaritano, che era una persona che una stirpe che veniva odiata dai giudei, e dice: che cosa fa? Cura il samaritano, prende il suo pranzo e l'olio e il vino che ci aveva, disinfetta con quei prodotti che aveva preso per il suo pranzo il samaritano. Lo porta, qua a Montefiascone lo avrebbe portato all'Urbano Quinto, che è l'albergo più costoso di Montefiascone. Lascia al titolare dell'Urbano Quinto la carta di credito gold e gli dice: guarda, qualsiasi cosa voglia questa persona, qualsiasi cosa, non ti preoccupare, questa è la carta, pago io. E alla fine Gesù che cosa dice? Secondo te, chi di questi tre si comportò da prossimo verso quell'uomo vittima dei banditi? Il dottore della legge rispose: quello che ha avuto compassione di lui. Allora Gesù gli disse: ora va e comportati così anche tu. Vedete, nel mondo sottosopra, dove i valori disprezzati sono quelli che valgono di più, che contano di più, Gesù sta dicendoti: felici coloro che si lasciano coinvolgere, felici coloro che agiscono con misericordia. È un mondo sottosopra. Quarta maniera di aiutare, sì, toglietevi la mascherina, fatela respirare. Ok, quarta maniera è la misericordia, è fare il bene ai miei nemici. Suona male, vero? La misericordia è fare il bene ai miei nemici. Oh, un attimo, sono i miei nemici, mica i tuoi, e io dovrei fargli il bene? E io dovrei fargli il bene? Sapete, la nostra natura generale e la nostra cultura ci dice che noi non dobbiamo fare il bene ai nostri nemici, ma dobbiamo fargli il male, magari incrementando un pochino la quantità di male che loro hanno fatto a noi, così siamo in vantaggio. Okay? Quello che dice Gesù invece è l'esatto opposto, il contrario esatto. È ancora una volta un mondo sottosopra. Via la prossima parte. Luca 6, 33 e poi dal 35 al 36. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia avete messo? Anche i peccatori fanno lo stesso. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. La società che cosa dice?
ce la dice: diffama i tuoi nemici, distruggi i tuoi avversari, distruggili con qualsiasi mezzo, con qualsiasi. Dio invece ti dice: io non voglio che tu distrugga, io non voglio che tu diffami, io voglio che tu non reagisca, ma agisca, ma agisca. E questo è così difficile da fare, e questo è molto difficile da fare, ma è quello che farebbe Gesù, è quello che farebbe Gesù. Allora, abbiamo capito che nel mondo sottosopra di Dio, nel mondo sottosopra di Dio, essere misericordiosi non significa avere la lacrima facile, ma agile. La misericordia è essere pazienti con le persone, la misericordia è perdonare coloro che sbagliano, la misericordia è aiutare anche economicamente le persone che sono in pericolo e chi soffre, e la misericordia è fare il bene ai miei nemici. Facile, vero? Assolutamente no. Stiamo parlando di un mondo sottosopra. Noi viviamo in questo mondo e noi stiamo girando come cristiani il mondo alla rovescio. Noi stiamo penzolando quando gli altri stanno in piedi, e noi siamo sempre in pericolo, dobbiamo sempre aggrapparci, perché stiamo in un mondo sottosopra. La nostra ancora di salvezza è Gesù, noi dobbiamo aggrapparci a Gesù per vivere questo mondo sottosopra. Significa dover girare il mondo dove viviamo, fare l'opposto di quello che il mondo fa. Per essere più simili a Cristo e ottenere il premio. Ora, io l'ho detto più di una volta, personalmente sono più che convinto che l'unica maniera per cambiare la vita delle persone, la natura umana che c'è in ognuno di noi, non è tramite questa predicazione. Questa predicazione non vi cambia. Uscire da qua esattamente come siete entrati. Pariamo. Non viene da leggere la Bibbia non vi cambia. Se leggete la Bibbia non vi cambia. Sto dicendo un sacco di resi, ma poi vi spiego perché. La Bibbia non vi cambia. Il pregare non vi cambia. Se voi pregate, voi non siete cambiati. Non siete cambiati ascoltando la parola di Dio, non siete cambiati leggendo la parola di Dio. Dio, non siete cambiati pregando la parola di Dio, siete cambiati agendo nella parola di Dio, agendo nella parola di Dio, applicando a voi stessi quelle regole del mondo sottosopra che Dio ha scritto attraverso le Cristo cristiani. L'ultimo versetto e concludiamo. Questo è il versetto con cui abbiamo iniziato. Salmo 145, versetto 8, l'ultimo salmo di Davide. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. La misericordia di Dio è la mano che si allunga per accarezzare i tuoi figli, piuttosto che per muoverli. La misericordia di Dio è agire in misericordia. Dio è un Dio di misericordia, ricordiamoci. Dio vuole che tu assomigli sempre di più a Gesù, che in questo mondo sottosopra pagò essendo innocente, morì essendo immortale e amò essendo odiato. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu sei un Dio di misericordia. Grazie che tu estendi la misericordia su chi non ne avrebbe merito. E in questo mondo sottosopra ci chiedi di agire come agisce tuo figlio. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio praticare la misericordia, voglio agire in misericordia. Non voglio soltanto che la misericordia rimanga qualche cosa che sta nel mio cervello. Non voglio che esca dal mio cuore, ma esca dalle mie mani, dal mio cuore. Per questo, Signore, ti prego di aiutarmi ad essere paziente con le persone, anche e soprattutto con le persone che non amo particolarmente. Dammi questa forza.
Signore, aiutami a perdonare coloro che sbagliano, quelli che hanno sbagliato con me nel passato, quelli che sbagliano nel presente, quelli che sbagliano nel futuro. Signore, fammi aiutare, che io sia misericordioso anche nell'aiuto pratico, nell'aiuto umanitario, ma anche nell'aiuto economico, quando ne ho possibilità. Infine, Signore, io non voglio agire contro i miei nemici, ma essere unico e misericordioso verso i miei nemici. Perché so, Signore Gesù, che tu hai pagato per me. Tu che sei innocente, hai pagato per me. Tu che sei mortale, sei morto per me. E tu che sei amabile, sei stato odiato per me. E questo io voglio fare in onore di questo tuo sacrificio. Tutte queste cose del prego, lo sapete.